Bino Rizzuto, il talent scout della Sirsafe di Perugia, il direttore sportivo premiato quale miglior direttore sportivo nella sezione altri sport per quanto riguarda gli Italian Awards. È una grande soddisfazione e sicuramente un onere da mantenere per costruire la nuova squadra. Sì, fa molto piacere, anche perché un riconoscimento che non mi aspettavo, però a coronamento di questa stagione fa ulteriormente piacere anche questo. Qual è il segreto di Perugia, il segreto di Rizzuto per scoprire nuovi talenti? Beh, andare in mercati un po' meno visibili? Quello sicuramente sì, anche perché abbiamo sempre avuto un budget con cui fare sempre i conti, e quindi bisognava aguzzare sempre l'ingegno e cercare in altri mercati. Quindi siamo stati fortunati in alcune occasioni e siamo felici di questo. Quanto è più difficile, cosa è cambiato per Perugia adesso, o quanto è più facile fare mercato dopo i brillanti risultati di questa stagione? Beh, vista la situazione anche economica del paese, delle difficoltà che molti club attraversano e i risultati che abbiamo ottenuti, devo dirti che in qualche maniera forse siamo, come dire, avvantaggiati da questo, dai risultati, dal fatto che di sapere che a Perugia si lavora bene, si sta bene e la società è seria. Adesso c'è da costruire la parte restante della squadra dopo le conferme di Atanasievic, l'ingaggio appunto per quanto riguarda degli atleti più diciamo rappresentativi, le conferme che probabilmente rimarranno a Perugia, ma c'è sicuramente anche da fare una squadra che piaccia al tecnico. Vi siete già confrontati con Gerbic, quali sono le idee su cui muoversi? Sì, ne abbiamo cominciato a parlare, oggi lui è qui, quindi avremo modo anche di approfondire alcuni discorsi che abbiamo fatto. Sicuramente siamo, come dire, contenti di quello che siamo riusciti a fare fino adesso. Credo che, senza ombra di smentite, che abbiamo una diagonale, come dire, molto forte. De Cecco e Atanasievic penso che siano una delle diagonali più forti al mondo, senza paura di essere smentito. E per il resto vedremo, abbiamo tempo e modo per lavorare.